Venerdì è uscito in tutti i negozi di dischi il primo CD di Elodie e di Sergio. E per questo evento, a sorpresa, i ragazzi hanno lasciato gli studi per la prima volta per andare a comprare i loro dischi e con l'occasione incontrare anche i loro fan. Ma seguiamo insieme ogni tappa di questo momento. Oh! Che ci sono le maglie? Oh! Sergio e Elodie, avete 5 minuti per prepararvi ad uscire. Ma 5 minuti è impossibile. E ti metti occhiali? Sì, sono nervoso. Rilassa, calma, perché sennò è peggio. Ma cosa? Sono nervoso. Non so perché. Aspetta. Come sto? Bello. Mi senti tremando? Ma tipo la sposa? Sì. Sono un po' di mesi. Cioè, un po' di mesi che non usciamo dal studio, quindi... Ah, che ansia! Strano. È un po' strano. Anche se non sappiamo neanche dove andiamo. Quella è la cosa più figa. Allora, oggi esce il disco. Di entrambi. Sì, io ho pensato, può essere un radio station. Anche. Non si potrebbe essere mai. Tutto e niente. Se facciamo un giro ci riportano dietro. Immagini, E io sono proprio contenta di uscire, mi faccio la passeggiata. Sono felicissima perché sono anche una persona che voglio tanto bene, una persona che mi ricordo l'inizio di questa avventura. Noi abbiamo deciso che magari andiamo insieme alla scuola, no? Abbiamo fantasticato, Adesso uscire insieme per anche il giorno del nostro... C'è una cosa... È molto bello. Ancora, secondo me noi non avevamo capito... tutto il senso, cioè noi ancora penso che noi siamo un po' una, non lo so, nel nuvole, diciamo, no? Sei mesi fa, sette mesi fa, diciamo, magari entrare nella scuola, oggi è uscito il nostro disco, quindi molto emozionante, cioè io sono troppo contento. È una cosa strana, sai? Cioè, il traffico, sono contento perché il traffico è una cosa assurda. Sono un po' emozionata, sì, un po' nervosa, emozionata, quindi di solito sono logorroica e oggi faccio un po' fatica. Però almeno stiamo insieme. Siamo insieme, anche se non sappiamo dove andiamo, però almeno sto con Sergio. La verità, non vedo l'ora di capire dove stiamo andando, di scendere. Bravo. Oggi ho deciso che non devo piangere, perché se in questi giorni sono molto emozionato, cioè sono di più emozionato della normalità, diciamo, no? Perché tante cose che stanno succedendo. E quindi sto provando di non essere un bambino, diciamo. Ma io sono molto gentile, cioè guarda, io sono molto... Gentile, non c'entra niente. No, scusa, però... ho sbagliato il parola oggi. Io sono molto forno. Ho sbagliato già. Secondo me stai deciso davvero, Sergio. Mo sai che si divertiamo tra tutti e due, secondo me tu state due cera di So dove siamo, qua c'è un bel ristorante giapponese, All You Can Eat Sushi, buono. Ti lasciano lì in modo che puoi mangiare quanto vuoi. Mamma mia. Stiamo fermando a Termini. Ci che andando... dobbiamo fare a Termini? Ciao!
sento male. Ciao. E la gente con il disco in mano che ti stringe, cioè dico, cos'è? C'è un... Non so, non capisco ancora, cioè, vabbè. Ciao! Un effetto di gioia, di un po' di paura, di un po' di tutto, sai? Tanto tempo che non vedi nessuno, cioè, è un'altra cosa, no? Andiamo a puntata, c'è gente, vabbè. Però queste sono gente che sono andato fuori, cioè... Sono uscito da casa a spendere i soldi per il mio disco. Vabbè. Era da tanto che non vedevo un po' di persone, poi a me piacciono tanto le persone, quindi sono molto affettuosa tra l'altro. Io saluto tutti, mi abbraccio tutti perché sono contenta, cioè se qualcuno mi vuole bene così a prescindere, io voglio bene anch'io a prescindere. Sapere che hanno comprato il disco è la cosa che mette più curiosità, perché comunque a farlo rimane lì, non hai ancora la certezza, la devi vedere, no? Fino a che non le vedi le cose non ti sembrano reali, quindi sapere che c'è e che qualcuno se l'ha comprato, cioè, è normale che mi riempa il cuore, perché è sempre qualcosa che è una parte di te. No, non ci credo. Oddio. Ma c'è stato del cosino, amore. Oh, che figo. Le foto, il disco, il disco nostro, cioè... Strano, molto strano, però bellissimo. Sembra di far parte di un film, non è molto... Non pensavo capitasse a me. Poi ti vedi lì, sei contenta, un momento che non lo dimenticherò mai, ovvio. Ovvio che me lo compro quello di Sergio. Ok, io ho il disco di Sergio. Salve, buongiorno. Ciao. Ho comprato i CD di Elodie perché Elodie, cioè, quanto lo voglio bene. E l'altro ce l'ho. Che cosa tenera. Grazie. Ciao. Dopo me la devi filmare, eh? Certo. Ciao ragazzi. Ciao. Vedere la gente filmare i copi di disco, tutto quanti, fare le foto, è un'emozione molto vero, molto bello. Forse non l'ho neanche mai immaginato una cosa del genere, filmare è bello, ti riempie tanto, poi io a me le persone piacciono. Sono molto contento anche se farlo vicino con Elodie, c'è una cosa bellissima. Vivian, con amore. È la migliore, deve vincere lei. È stato davvero bello. Mi piace tantissimo da quando è entrato, quindi è stata un'emozione. Oggi è stato bello, travolgente, è stato molto forte, c'è stato un bello scambio. Vedere la coda, vedere la gente per te è una cosa molto strana, però molto bello.
mai pensato che questo era possibile. Oggi era uno dei più belli giornali da mia vita. Sapere che qualcuno compra il mio disco, viene, che le faccia anche piacere la firma, non mi fa tanto bene, bello, è una cosa molto bella.